Adesso io chiamerò una giovane artista, si tratta di una cantante, lei ha vinto il premio della SIAE, è la testimonial con un suo brano contro il bullismo della campagna del telefono azzurro, lei si chiama Sara, madrina di questa serata. Sara? Schlingensiepen. Ecco appunto. Il cognome non era facile, ma punto in arte. In arte Sara, con l'H e mezzo. Quando hai iniziato a avvicinarti alla musica? All'età di 7 anni, quindi proprio giovanissimo. E la canzone che ci fai ascoltare questa sera, che è una canzone contro il bullismo, l'hai scritta? 12, più o meno, sì, 12 anni. E però gli arrangiamenti li ho fatti a luglio, quindi sono veramente da poco. Vedere questi ragazzi dietro le quinte e essere passata, tu sei stata, ti lascio una canzone, sei stata The Voice e tra l'altro hai iniziato appunto giovanissima, che ti fa scattare nell'animo? Mi ricordo ancora quando io ero là dietro, ancora mi panicavo tantissimo perché avevo paura, ancora facevo concorsi, l'ultimo ho fatto The Voice che comunque è stata l'emozione più grande che ho avuto, infatti certe volte ti toglie anche il respiro e questo l'ho vissuto sulla mia pelle, quindi. Parlando di bullismo, tu hai avuto dei fatti di bullismo, da lì nasce La Scatola, il brano che ci fai ascoltare questa sera. Sì, nasce che per tanti anni all'elementare ho avuto bullismo e quindi appunto all'età di 12 anni ho voluto scrivere questo pezzo e quest'anno l'ho dato al telefono azzurro per cercare di liberare i giovani, per fargli capire che non esistono solo suicidi nella vita, ma anche qualcosa per liberarsi da tutto questo. Quindi un po' come ha detto il maestro Bullo, la musica è come la vita, si può fare solo tutti insieme, appunto per vincere il bullismo bisogna essere. Bisogna essere forti, come dico sempre io, bisogna prendere quello che qualcuno ti ha fatto nella vita e renderlo il proprio punto di forza. E quindi tutti bellissime parole. Si può fare. Tra l'altro i ragazzi che si esibiscono hanno una paura incredibile, però supereranno questo e quindi questa cosa è positiva secondo me, proprio per superare delle difficoltà, no? Si inizia in tutti i modi. Io ho usato la musica per liberarmi da tutto il peso che ho avuto durante gli anni, perché la musica era la mia valvola di sfogo e senza la musica forse sì che ero forte, però quanto puoi essere forte hai bisogno sempre di qualcosa che ti liberi. Nel mio caso scrivevo, suonavo e mi liberavo da tutto. E allora noi siamo pronti per ascoltare La Scatola, Sara. Grazie. Riuscirò a
poter volare senza cadere. Grazie mille. Grazie.